Ma adesso lì la situazione com'è? Situazione qua, ma sembra che stia migliorando piano piano. Ho guardato ieri, allora è da 2 settimane a sta parte che faccio fatica a guardare le notizie perché fino a un mese fa ogni giorno ero lì che controllavo numeri su numeri. Però guardavo ieri mattina un po' di notizie, sembra che piano piano si stiano abbassando le curve. Ovviamente però dici, c'è sempre il rialzo perché vedo foto di New York, vedo foto in giro di gente che va a spasso, va a Central Park, va a farsi le passeggiate, c'è molto meno controllo rigido di quello che abbiamo, cioè quello che avete visto voi in Italia. Tra l'altro, non so se l'avevi vista la nave ospedale, quella bianca della Marina Militare Americana che Trump l'ha voluta mandare a New York, cos'era, un mese fa. E io ero a New York ancora all'epoca. E mi ricordo che c'era sta notizia di sta nave enorme, militare, è tipo un cargo ospedale mobile, che vabbè, sarà per le guerre probabilmente, credo. L'avevano messo lì a New York e mi ricordo quel giorno arriva la notizia, nave militare arriva, folla va a vedere la nave arrivare. E io Ma dico, andiamo bene, cioè, bravi, andate a vedere la nave. E quanto pare l'altro giorno, 3 giorni fa, l'hanno mandata via, non serve più. Quindi sembra, cioè, se l'hanno mandata via, forse vuol dire che la situazione sta un po' migliorando. Si spera. infatti. E lì le restrizioni sono come qua in Italia? No, O no, no, zero, assolutamente. A restrizioni hanno chiuso tutti i ristoranti, tutti i bar, si può fare asporto, si può fare a domicilio, poi qua hanno il classico sistema americano del drive-in, quello che trovi solo dal McDonald's o quegli altri che passi vai attorno, cioè per qualsiasi cosa esiste qua il drive-in, anche se è un ristorante singolo, passi, vai attorno, te le prendi e torni a casa, che non ha senso, sinceramente, perché alla fine c'è sempre il contatto con la persona, ma almeno non ci sono più quei ristoranti tutti aperti, pieni di gente. E una cosa bella che ho visto invece nei supermercati hanno contato i numeri di persone fisse che possono entrare dentro. Cioè, per esempio, siamo andati a Restiter, che è una catena qua, c'è cioè in tutta America, che ci poteva entrare 68 persone. Davanti c'era la persona che contava e di là c'era la persona che contava quelli che uscivano per avere un sistema. E poi non prendevi il carrello te lo davano dentro e appena tu attingevi a recuperare il carrello, sti qua ti spruzzavano il disinfettante sulle maniglie, te lo pulivano e te lo davano. Oh, grazie, gentilissimo, ti voglio bene. E poi hanno messo tipo una fila di frecce, non so se c'è in Italia sta cosa, una fila di frecce attorno alle corsie che tu in teoria dovresti seguire. Poi vedevi gente che andava un po' come gli pare, perché alla fine passi la corsia, ma mi sono dimenticato, torni indietro. Cioè, funziona fino a un certo punto, però sembra molto più tranquilla. Poi cosa ho visto? Gente con le mascherine, tante. Ma altro di cioè, oltre a quello, io posso uscire, posso vedere chi voglio, posso vedere i miei amici, nessuno mi ha mai fermato. Ecco, ti dicono non fare assembramenti. Se tu vai nel parchetto in centro con 10 persone, passa la volante, magari si ferma e ti chiede qualcosa. Certo, però vabbè. Quello però non l'abbiamo ancora provato, quindi non saprei dirti. E niente, io passerei a parlare allora della tua esperienza, partendo un po' dall'inizio, se ti va, quindi dopo il Medi, il liceo Medi che tu hai fatto, sei andato a Piacenza, giusto? Allora, io sono una parte di quella popolazione di studenti che quando arriva in quarta liceo, quinta liceo, cosa vado a fare all'università? E vengo da una famiglia di architetti. E mio fratello, ho un fratello più grande, ha deciso di seguire architettura e io ero lì e dicevo, ma i miei hanno uno studio di architettura, allora o faccio anch'io l'architetto oppure non lo so. Ma io l'unico, non sapevo neanche cosa volessi fare, ma non avevo neanche l'idea del mi piace salvare la gente, voglio fare il medico. A me piaceva andare in giro, mi piaceva viaggiare, ho viaggiato, cioè, col fatto che come sport ho fatto vela, quindi viaggiavo tantissimo in giro per l'Italia, mi è sempre piaciuto prendermi e muovermi da qualche parte, quindi avevo questo desiderio dentro di prendere e uscire in qualche modo.
dal contesto universitario, ma dal contesto anche Italia. E conoscevo all'epoca tre persone, ho conosciuto tre persone che tutte e tre avevano fatto questa esperienza qua, che poi sono andato a fare io, di andare a fare un'esperienza all'estero di 2 anni. E io mi ero già mangiato la possibilità di farmi il quarto anno all'estero, perché ci sono arrivato dopo, non sapevo neanche che esistesse. Arrivo lì, ah, ma si poteva, ah, vabbè. E allora ho detto, vabbè, ero in quinta liceo, febbraio, so che c'è l'open day dell'università. Allora chiamo un mio amico che era là, che stava facendo l'università, stava facendo quel percorso, e dico, senti, settimana prossima c'è l'open day, non è che mi puoi ospitare a casa tua, perché l'università vuole che io sia lì alle 8:30 e io sono a Verona, come ci arrivo lì alle 8:30 da domani? Ma sì, non ti preoccupare, prendo il treno, 3 ore di treno per arrivare fino a Piacenza da Verona. I treni sono fantastici in Italia. E arrivo lì, arrivo a questa università, tutto pulito, tutto fantastico, ci fanno fare un giro, e sembrava un open day che, cioè, neanche quando dalle elementari alle medie vai a fare una cosa, cioè, o dalle medie alle superiori vai, ti fanno vedere tutto, ti spiegano anche i singoli programmi, i singoli, poi anche le persone con cui erano appena, c'erano dei ragazzi che avevano appena finito l'esperienza, si stavano per laureare, ed erano venuti a parlare con i ragazzini che volevano, pensavano di entrare. Quindi sono tornato a casa dopo 2 giorni, dico, ma quasi quasi questa può essere un'interessante strada che potrei fare, perché mi piacciono i corsi, va bene che è economia, poi io vorrei sfatare il mito del chi non sa cosa fare va a fare economia, è vero fino a un certo punto, però d'altro punto io quando ho preso quella strada avevo già in mente quello che volevo arrivare, cioè quello, volevo andare all'estero a fare qualcos'altro. Allora mi sono iscritto all'università, tra l'altro io sono uscito dalle superiori non benissimo, e questo mi ha aiutato anche a entrare in università con un'ottica del mi devo fare un po' il culo stavolta. E fortunatamente l'università non richiedeva neanche il test d'ingresso, quindi io mi sono iscritto e sono entrato. Ma il problema era appunto entrare nel programma, perché bene, sì, sei dentro l'università, soltanto che ci sono la Cattolica di Milano, c'è la Cattolica di Brescia, c'è la Cattolica di Cremona e Roma, e poi c'è quella di Piacenza, e tutti si, ma cosa sei a Piacenza di Cattolica, cosa fate? Lì essenzialmente è nata come agraria, c'è tutta una sezione agraria che è enorme, ed è l'unica sede di Cattolica che propone questo programma, e non lo vogliono dare a Milano, non lo vogliono dare a nessun altro, cioè se lo vogliono tenere caro, perché sennò la gente dice, bene, io a Piacenza posso anche andarmene a Milano. Wow. E quindi appunto tutta la gente che entrava dentro a fare economia alla Cattolica, metti l'80%, 85% erano ragazzi che sapevano già di questo programma che si chiama Double Degree, sapevano tutto e volevano appunto prendere, entrare diretti. Quindi, e i numeri erano limitati, perché fai conto, di destinazioni c'erano, io sapevo all'epoca, c'era l'USA con 3 destinazioni, Boston, che era la più ambita, ovviamente, e 2 in North Carolina. Poi c'è Messico da sta parte, poi entriamo in Europa, abbiamo Germania, Olanda, Inghilterra, Francia, e cos'è che mi manca? Ma boh, se mi viene, mi sembra che ci fosse anche Cina un anno, poi non so cosa sia successo con Cina, ma lasciamo perdere. Comunque queste erano le destinazioni. E fai conto, per Boston volevano 2 persone o 3 persone. Quelle in North Carolina volevano 5 o 3 persone, quindi erano a ogni anno erano quelle, e il programma ti diceva, bene, se entri quell'anno puoi partire, se non entri, mi dispiace, hai saltato l'anno e finisci l'università qua, non è che puoi entrare l'anno prossimo, non è una cosa, scusa, Ok. che puoi continuare a riprovare fino a quando non ci entri, cioè o è quella oppure ricominci l'università. E quindi c'era tanta, tanta aggressività quando siamo arrivati, perché tutti volevano, ma io voglio andare a Boston, voglio andare là. E come funzionava il programma? Allora, il primo anno, normalissimo, verso dicembre ci siamo iscritti al bando. Cos'è successo? Sì, finito il primo anno, c'era la prima
graduatoria provvisoria, una cosa più inutile che abbia mai visto, perché dici, vabbè, c'è gente che deve ancora finire degli esami che gli deve dare a settembre, c'è gente che magari manca la certificazione, appunto, la certificazione, gli esami e il numero di crediti erano i tre criteri per entrarne dentro la graduatoria. Cosa vuol dire il numero di crediti? Cioè, puoi avere la media più alta di tutti ma aver fatto un esame, certo, ma avere la media del 26, aver fatti tutti gli esami di fila come sparati, allora vai più su, ovviamente. E la certificazione d'inglese ti chiedevano o l'IELTS o il TOEFL. Io fortunatamente ho fatto il TOEFL e per entrare nell'università che sono riuscito a partire, chiedevano l'85 di TOEFL. Era l'estate di non so di 3 anni fa. Il mio inglese all'epoca era sì, lo smangiucchio, lo lavoro, però aspetta, devo studiare un attimo. E, torno da una vacanza che avevo fatto a Gallipoli, vi ricordo, e dico, bene, adesso ci mettiamo sotto, è agosto, prima di settembre, a settembre devo consegnare il voto, mi prendo 3 date che faccio, provo il TOEFL fino a quando magari non, ammetti che la prima non mi esce. Guardo, tutti gli esami del TOEFL sono chiusi fino all'ultima settimana di agosto ed era l'unico punto per poter prendere, perché dopo devi aspettare 2 settimane prima che ti diano il voto, e io avrei recuperato il voto 3 giorni prima la scadenza. Quindi ho detto, bello, bene, faccio l'esame. Tra l'altro, per chi ha fatto il TOEFL, sa che cos'è, per chi non l'ha fatto, sono una cosa come 3 ore, 4 ore di esame di fila, di listening, reading, speaking, tutto, cioè tutto di fila, 4 ore così, davanti a un computer con gente che parla a fianco a te, gente che fa un casino della Madonna, ti danno delle cuffiette che sono rotte, presente quelle di gomma piuma che trovi negli aerei, quelli scrause che ti metti, che ti fanno fastidio alle orecchie soltanto a tenerteli, quindi a un certo punto cominci a tenerti le mani così perché fa male. E, fatto sta, finita tutta sta miseria, riesco a prendere 86 di TOEFL. Allora vado, glielo consegno, ma anche lì non è che ero molto contento perché pensavo di aver fatto meglio, però avevo la possibilità e ho detto, bene, consegniamoci, saranno di sicuro ragazzi che avranno fatto meglio di me. Fatto sta che la maggior parte della gente aveva fatto l'IELTS e non so perché c'era sta disparità tra l'IELTS e il TOEFL che se tu avevi il TOEFL bastava il numero, cioè più di 85 o più di 100 per altre università, per esempio, a Boston volevano 100 perché era quella più ambita. L'IELTS volevano che tu prendessi, adesso non so quali siano le graduatorie, sembrava che fossero 7 su tutti i parametri, cioè dovevi prendere 7, 7, 7, 7 in speaking, reading, tutto. E il problema è che poi ti dà la media. E c'era gente che prendeva magari di media 7, però ma prendeva una media di 7 perché magari uno aveva fatto 8 e quell'altro aveva fatto 6, ma il problema di aver fatto quel 6 non ti faceva passare dentro l'università, non te lo accettavano. E quindi tantissimi si sono ritrovati a dire, ma io la media ce l'ho del 7, ma l'università non l'accetta se l'hai preso uno sotto il 7, quindi è bruttissima quella situazione. Però verso settembre del secondo anno ci arriva la fatidica mail, ragazzi, graduatorie definitive, congratulazioni a tutti, non vi preoccupate se non siete riusciti a entrare in graduatoria, che cazzo. Il giorno dopo avevo un esame di statistica, ero lì che stavo studiando, nella casa dove vivevo prima, mi arriva la mail sul telefono, dico, bene, ho finito di studiare per oggi, chiudiamo il libro, guardo, scendo alla graduatoria, trovo il mio nome, trovo NC State University, che era la mia prima, perché potevi scegliere 5 università e in base a quella che sceglievi, dopo, in base ai voti, tutto, andavi a finire da qualche parte. Era tipo molto. Non dipende sempre da te, dipende da cosa succede dagli altri. Quindi io finisco e dico, beh, era quella che volevo andare. Ho finito di studiare per oggi, chiudiamo, faccio, vabbè, l'esame è andato anche bene, stranamente. E sono partito al terzo anno, quindi questo programma cosa funziona, come funziona? Sono 2 anni in Italia più 2 anni all'estero da qualche parte. E nei 4 anni, scusami, devi anche aver completato due stage, uno in Italia e poi uno all'estero, ovviamente. Però quello in Italia era un po' una, tra virgolette, presa per il sedere, perché dici,
tutti i semestri pieni di esami. Io quando cavolo lo faccio lo stage? Lo fai l'ultimo durante l'estate. E ti chiedevano, sì, ti va bene lo stage, però non va bene 200 ore di stage, che sono un mese e mezzo. E dici, ma chi è che ti dà uno stage di un mese e mezzo? E io già lì dicevo, vabbè, provo a scrivere a qualche azienda. Alcune mi rispondevano, altre mi dicevano, no, guarda, 200 ore non te le posso dare, o mi fai 6 mesi, oppure... non posso, cioè, ma anche giustamente perché dici cosa, cioè, ci metti 200 ore a insegnare a qualcuno a fare qualcosa, poi inizierà forse a lavorare. Però naturalmente la Cattolica è venuta in soccorso a tantissimi, ha trovato realtà piccole dentro il quotidiano di Piacenza e siamo riusciti a entrare dentro, io in una startup, altri dentro la Confindustria o altre aziende di lavori dentro Piacenza, collegate comunque con l'università, e quindi siamo riusciti a chiudere quel programma. Ed è andata bene così. Cos'è successo dopo? Ad agosto, non mi ricordo neanche di che anno, 2 anni fa, insomma, siamo partiti, e per arrivare io devo arrivare a Raleigh, che è, questa, è la capitale del North Carolina, che poi ti dici capitale, non so neanche perché sia una capitale, visto che è piccolissima, ma vabbè, ma sai quelle storie dove dici la capitale è la più grande, ma non si sa neanche perché ci siamo quella capitale. Ad ogni modo, arrivo, volo bellissimo, per arrivare è stata un'odissea. Partiamo da Milano, arriviamo a New York ci arriva il messaggio sul telefono, è stato cancellato il vostro volo da New York a Raleigh. Bene, che facciamo? Ci aspetta fuori una, non lo so, una steward di Americans che ci dà altri biglietti e io già lì avevo, già, io il mio inglese l'ho migliorato durante l'esperienza. Quando sono arrivato lì io la guardavo e gli dicevo, ok, cosa mi hai detto? Eh no, prenderete dei voli domani, ragazzi. Che vuol dire, scusami? Eh no, domani, siccome abbiamo cancellato sto volo, vi abbiamo prenotato un volo da qua fino a Charlotte, che è North Carolina, e poi da Charlotte a Raleigh. Ma quando? Domani mattina. E io dove dormo stasera, signora? No, no, vi abbiamo anche prenotato l'hotel. Ah, ok, allora, come ci arriviamo all'hotel? Vi abbiamo già prenotato la macchina. Ma che è sta storia? Ci sta andando tutto bene per adesso. Poi conto, arriviamo lì all'hotel, ognuno aveva la propria stanza singola, cioè stanza singola, cioè io avevo un letto che era, cioè, 7 volte me, era un hotel in costruzione, praticamente nuovo, che nessuno aveva mai usato, ci avevano dato un buono per mangiare, la stanza dell'hotel, il passaggio per andare in aeroporto e ritornarci il giorno dopo, vabbè, meglio di così. Fa conto, il giorno dopo prendiamo l'aereo, andiamo fino a Charlotte, un 40 minuti per arrivare dall'altra parte, finisce l'odissea, arriviamo e inizia l'esperienza americana. Ora, cosa posso raccontarti dell'esperienza americana? Allora, l'idea è, in Italia sappiamo che abbiamo la sessione, abbiamo il periodo di classi, in America era come tornare al liceo, cosa che ho odiato. All'inizio volevo dire, ma che palle, ogni mese hai gli esami, che poi dici, sì, sono esami, sono a crocette, puoi dire sono multiple choice, puoi fare quello che vuoi, però sono comunque esami che ti devi mettere lì a studiare. Poi, che siano solo di un mese, siamo d'accordo che ci mettevo 2 giorni a studiare, non ci mettevo quelle 3 settimane per preparare un esame, però comunque devi fare 2 giorni per ogni esame o un giorno per ogni esame, devi star lì. Ogni mese era sempre la stessa giro di domande. Poi ti contavano la presenza, quindi è importante essere sempre in classe. Magari c'erano i professori che magari con classi un po' più piccole dovevi essere molto attivo, alzare la mano, dire oh, io la penso in modo così, io la penso in modo di là, e ti prendevi più punti. E arrivavi alla fine dell'anno con la media, no? Fatto questo qua era il primo semestre, dovevamo iniziare a trovare gli stage per l'America, perché in America quello che era un pochino più intelligente come situazione era ti diamo possibilità di scegliere o puoi farmi uno stage estivo da 3 mesi, 4 mesi, poi dipende da quando iniziano, oppure mi fai uno stage semestrale da appunto 6 mesi.
E lì dipende da te. Cosa succede? Se hai un numero, un tot di ore che mi devi coprire, di crediti si chiama, che poi sono le nostre ore, che mi devi coprire nell'arco di 4 semestri. Se me li riesci a fare in 3 semestri, hai un semestre libero dove tu puoi farti un'esperienza di stage di 6 mesi. E poi lì te la puoi giocare, perché tantissimi, per esempio una mia amica ha fatto il primo semestre, poi ha trovato uno stage, il secondo semestre si è fatta lo stage, e poi si è fatto l'ultimo anno di studio. La difficoltà che ho trovato maggiormente quando sono arrivato in America era appunto trovare questo stage, perché vedevi ragazzi che avevano collegamenti con aziende tedesche, perché poi lì ci troviamo in America e ci troviamo con tutte le università collegate. Quindi c'erano quelli della Germania, quelli della Francia, che quelli lì, i ragazzi di quell'anno erano partiti per andare là. Poi gli americani erano partiti, non c'erano, quindi era tutto un conosci gente di altre università che stiamo facendo tutti la stessa roba. E questa è un po' la bellezza del programma. Vedevi gente con appunto francesi, tedeschi, che avevano collegamenti con aziende loro da qualche altra parte e trovavano lo stage in un mese, avevano già trovato. C'era sto ragazzo che, ti giuro, più massacrante. Sto qua aveva fatto lo stage in Germania con sta azienda. Sta azienda aveva anche un ufficio a New York. E gli fa, ma io posso continuare lo stage con voi anche a New York? Lui gli ha detto di sì, sto qua ce l'ha menata per tipo un semestre. Dice, ma io l'ho già trovato, ma io l'ho già trovato. Antipaticissimo. Una persona di dire, ok, l'abbiamo capito, siamo contenti. Il problema è stato appunto star lì, creare il tuo curriculum, che qua lo chiamano resume, e creare la cover letter, che a me piacerebbe lavorare nella vostra azienda perché vedo i vostri valori, vedo tante cose che poi la maggior parte erano copia e incolla per farle sulle stesse. E poi mandare continuamente, quindi ci avevano fatto vedere i siti, ci avevano fatto vedere qualsiasi roba e continuare a mandare. Fa conto che nell'arco di un anno avrò mandato una cosa come centinaia di application online a qualsiasi azienda, cioè continuavo a mandare cercando di riuscire a trovare. Che poi siamo d'accordo sul fatto che il mio curriculum, il mio resume è migliorato nel corso, perché ogni volta riuscivo a capire come scriverlo meglio, poi ho fatto degli incontri per capire come scriverlo, perché ci sono delle parole che... Cosa succede? Non te li leggono loro la maggior parte delle volte. Se tu gliela mandi a un'azienda come Adidas o Nike, non te lo leggono il curriculum. Hanno delle macchine che ti leggono le parole chiave. Se tu hai esperienze in informatica, ti leggono che software sai conoscere e loro te lo dicono, bene, sto ragazzo è quello che cerchiamo. E poi quando diventa una cosa come 100 curriculum, iniziano a leggerli. Prima gli arriveranno 1000. Poi ovviamente stiamo parlando di aziende grandi. Ho avuto comunque delle esperienze positive, che sono riuscito a fare dei colloqui, delle interview, però finiva sempre nella maniera sbagliata, del tipo sì, siamo molto contenti di quello che stai facendo, il programma è molto interessante, soltanto che cerchiamo qualcuno che dopo possa rimanere con noi. Cosa vuol dire? Perché sono internazionale, sti qua ovviamente hanno la mentalità del dire sì, ma se assumiamo un internazionale, poi il ragazzo dopo i 6 mesi ci dice ciao con la manina e torna nel suo paese. Invece se prendiamo un americano abbiamo più tranquillità, del tipo ok, lui magari può, ovviamente, ma funziona così: se io investo 6 mesi in una persona, vorrei che questa persona dopo possa essere un investimento per me, quindi certo, poterci lavorare per più lungo. E quindi questo è quello che è successo. Alla fine del... Oh, signor. Terzo semestre... No, era il terzo semestre, l'anno scorso, fall. Mi scrive un mio amico che stava lavorando dalla Lavazza, appunto, e mi fa... Stanno cercando qualcuno nel dipartimento di logistica. Sei ancora interessato? Perché l'avevo già fatto il colloquio con Lavazza, ma non mi avevano preso la prima volta. Io dico, vabbè, certo che sono interessato, cioè... Avevano anche cambiato il direttore, avevano cambiato chi assumeva, quindi ho detto, vabbè, ma sentiamo stavolta qua, magari mi va bene. Faccio l'interview, che era la decima che facevo nell'arco di non so quanto, quindi ero molto abituato a cosa dovevo dire, sapevo cosa sbagliare, perché avevo fatto altre interviste con altre aziende, senza sparare nomi, un pochino più grosse, e fortunatamente una persona, quando ho fatto questo colloquio, malissimo,
perché ero ultra agitato, mi ha scritto indietro, mi ha fatto un elenco di cose che ho sbagliato, e da lì io dico, ah, questa è una bella mail, cioè grazie per avermi detto che ci sono certe cose che sbagli. E lì impari, perché se ti dicono no, guarda, abbiamo trovato qualcun altro con migliori, migliori qualità che tu, che raffigurano meglio le nostre visioni, gli dici bella, grazie, l'hai copiata e incollata, però cos'è che volevi sentirti dire? Invece questi qua mi hanno aiutato tanto. Fatto sta, arriva la mail del mio amico, scrive il mio amico, ma arriva la mail il giorno stesso che vogliono farmi un colloquio, il giorno dopo facciamo il colloquio, il giorno dopo, che era di venerdì, mi arriva la conferma che mi volevano assumere. E lì il giorno stesso gli ho detto sì, va bene, facciamolo. E così mi sono chiuso il circolo del devo farmi uno stage in America da qualche parte. E così ero anche contentissimo di finire un'azienda italiana, perché magari con più collegamenti, torni in Italia, magari c'è qualcuno che lavora là che ti può dare una cosa che volevo tanto fare. Avevo mandato email a Barilla, a tantissimi, anche a Giovanni Rana, che era venuto a parlare all'università, gli ho detto magari sto qua, magari qualcuno si ricorda che è della Cattolica, sanno chi siamo. Non è successo mai niente. A dicembre dell'anno scorso mi laureo, perché finito il triennio italiano ci danno la laurea in Italia, bellissima cerimonia, sono contentissimo. A gennaio, i primi di gennaio, parto e vado a New York. Arrivo a New York e mi sono... se vuoi possiamo anche parlare di cosa ho fatto per dormire a New York, ma lasciamo perdere. Non avevo la casa, fino ad un mese prima ho preso un Airbnb per un mese dicendo beh, dai, faccio un Airbnb, poi al limite mi trovo una casa. Arrivo nell'Airbnb che era di uno sporco lurido che faceva troppo ridere, ho detto mamma mia, dove cavolo sono arrivato. Cos'è successo? Scusami, sono un attimo perso. Vado in azienda il primo giorno, azienda di lavazza a Wall Street. E ho detto, figata. Tanta roba. Saliamo su, tanta roba, tutto sto ufficio, pieno di macchine, pieno di caffè, e così inizia la mia esperienza. E così è iniziata. Cosa vuoi se ti parli di come sta andando lo stage? Sì, mi interessava anche... sia le differenze che hai trovato nell'università con l'università italiana, quindi il modo di vivere, il modo di approcciarsi proprio anche nelle lezioni, piuttosto che esami, come hai già un po' anticipato, sia esperienza in ambito lavorativo, che approccio ha la VAT, insomma. Sì, allora, ritorniamo un attimo indietro così ti rispondo alla prima domanda e poi continuiamo con lo stage che sto ancora lavorando, cioè qua ho tutti i computer pronti per la giornata di domenica. Allora, differenze tra l'università italiana e l'università d'America. La prima te l'ho detta, abbiamo la sessione, abbiamo le periodi esami, ti fai un culo per 3 mesi dove non dormi praticamente. Io facevo fatica a studiare durante il periodo delle lezioni, riuscivo a prendere degli appunti, riuscivo a sistemarmi qualcosa, poi arrivava il periodo da dicembre fino a febbraio che mi chiudevo in casa e studiavo come un dannato per passare tutti gli esami, perché appunto il problema era devi passare tutti gli esami, non puoi lasciarne indietro, quindi io ero sempre in regola con tutti gli esami, se tu vai indietro perdi i crediti, scendi in graduatoria e ciao alla double degree. In America molto più tranquilla, avevamo un piano di lezioni che dovevamo assolutamente prendere, che erano per esempio legge o matematica, però lezioni base anche di economia, e poi avevamo delle lezioni a parte obbligatorie, ma che tu potevi scegliere cosa volevi fare. Ad esempio, allora, a me piaceva, sono arrivato lì, puoi scegliere, la prima cosa che devi fare è sceglierti la concentration, che è quasi una specializzazione, non è una specializzazione, vuoi fare più classi in una materia, e quindi è un indirizzo che decidi di prendere da solo. Io ho scelto marketing perché comunque in America mi sembrava più appropriato mettermi su una, anche a me interessava di più il marketing che prendere logistica, poi sono finito a lavorare in logistica, ma questi sono altri discorsi.
ho scelto marketing, quindi facevamo 3-4 classi in più di marketing. Invece c'erano delle classi diverse, chiamate General Education, che noi dovevamo prendere. C'era una classe di impara a conoscere te stesso e le tue ambizioni e le cose del genere, quindi classe più inutile di non so cosa. Arrivavi lì e a mano dovevi parlare, dire, fare dei lavori di gruppo, discutere di cazzate, essenzialmente. Cioè, era veramente una cosa molto... Poi passavi sempre con i voti più alti, perché non ti... cioè, era ovvio che erano i voti più alti. Ti dava un credito su 3, perché gli altri più importanti ti davano 3, però comunque ti dava un credito stare lì ad ascoltare una persona. E poi c'erano delle classi di sport. Cioè, mi sembrava veramente di tornare al liceo. Il primo semestre ho fatto una classe di ginnastica da bodylifting, mi sembra. Quindi andavamo in palestra 2 volte alla settimana alle 8:30 di mattina. Io non so perché ho fatto quella cosa lì, perché all'inizio ti svegli, è estate, siamo in agosto, vai là con la magliettina, e poi quando siamo arrivati a dicembre, che dovevi andare alle 8:30 in palestra con 0 gradi fuori, cioè ti passava anche la voglia di alzarti dal letto, e quella è stata la prima classe. La seconda classe ho fatto golf il secondo semestre, perché l'università... Allora, prima cosa, un'altra delle differenze più grandi, adesso andiamo a come mi ricordo. Quando andiamo in università in Italia abbiamo il nostro palazzo, abbiamo la nostra struttura, quella è l'università, e poi ti muovi all'interno di quel palazzo, generalmente sono quelli, no? In America hai una città fatta di tutto, e ogni palazzo è un'università diversa, cioè è l'università è la stessa, è all'interno di tutto questo campus, per quello si chiamano campus, perché sono enormi, e poi ci sono tutti i palazzi. Allora qua c'era il Poole College of Management, che era quello dove andavo io, poi c'era quello di agraria, poi c'era quello di psicologia, poi c'era quello, e tutti erano collegati, però tu devi fare classi, per esempio io ho dovuto fare classi di psicologia e filosofia, cose del genere, etica, si chiamava etica, perché poi etica è importante sul lavoro ovviamente, e quindi dovevamo andare nel palazzo di psicologia, soltanto che tu avevi la lezione alle 10:30 di mattina, finivi la lezione alle 12 e... alle 12 e un quarto devi essere nell'altro palazzo per l'altra lezione, quindi finisci, prendi, corri, vai dall'altro palazzo, che ti ci vogliono comunque 5 minuti per entrare dall'altra parte, sederti sul banco, iniziava la seconda lezione che avevi già il fiatone. E ci siamo fatti di quelle camminate, perché senza macchina ovviamente, e campus enorme, e avevamo di tutto. Poi all'interno ci sono i ristoranti, ci sono i bar, quindi non è che devi tornare a casa a mangiare. Vai al Chick-fil-A o vai al McDonald's o vai a qualsiasi cosa che ci sia qua in America, cioè con dine uno ce n'è, oppure ti porti il pranzo da casa, cosa che è impossibile, perché al tempo che ti fai una pasta fredda arrivi al pomeriggio che ce l'hai dietro la schiena, che ormai è diventata semicotta, non si potevano fare quelle cose, però comunque riuscivi a correre. E c'era, appunto, il secondo semestre ho fatto una classe di golf, e l'università hai i campi da golf. Avevamo tutta una serie di campi da golf. Io prendevo, sai, ti ricordi che adesso sono arrivati in Italia, però ce li avevamo prima noi, i Lime Scooter, quelli monopattini elettrici, ce li avevamo pieni, soltanto che prendere e arrivare fino ai campi da golf ci vogliono 15 minuti con uno di quelli lì, quindi prendi il cane, vai, arrivi fino al campo da golf, fai, impari a giocare, ho imparato anche a giocare a golf, e poi torni in università per fare le lezioni al pomeriggio. Tutte così le giornate, cioè ti svegliavi, dovevi fare le corse tra una classe all'altra, poi alla fine dovevi tornare, magari sistemare gli appunti, lavorare, studiare, fare dei lavori di gruppo, tantissimi lavori di gruppo. La cosa che mi ha sorpreso tanto è sta mania del dobbiamo lavorare in gruppo, bisogna fare questi lavori. Poi a volte eravamo fortunati che ci conoscevamo tra gli internazionali, ci dava la possibilità di scegliere chi volevamo avere in gruppo, quindi tra amici ci si metteva lì. Si viveva tutti nello stesso posto, e a volte andavi a finire con gente che non conoscevi, e raga, dobbiamo trovarci, facciamo il gruppo, andiamo in biblioteca, e dov'è quell'altro? Ma io avevo capito domani, ma io avevo capito ieri. Vabbè, finiamo sto lavoro in qualche modo, però sono riuscito a finire tutto. Queste sono state le prime le differenze. Poi con i professori, un'altra importante.
ti dirò che a volte mi sono, i professori, il rapporto che hai col professore è similissimo con quello italiano, cioè se hai bisogno vai là, vai al ricevimento, parli, gli dici quali sono i tuoi problemi, magari lui ti può consigliare cosa studiare, cosa approfondire di più per l'esame, molto simile. Ci sarò andato 3 volte perché alla fine, cioè, riesci sempre a farcela. Cioè anche in Italia io dal professore sono andato solo una volta sola perché non riuscivo a passare un esame, avevo bisogno di una mano. Sono andato là e ho detto, io veramente sto esame faccio fatichissima, mi spieghi per favore cosa devo seguire? Lui mi ha spiegato e alla fine l'ho passato. In America funziona lo stesso. Però ci sono alcuni casi in cui le classi sono da 30-20 persone. Ho fatto una classe di vendite, si chiamava Personal Sale, che era vendita di te stesso alla fine, era una classe di vendite. Però il professore, siccome eravamo una classe di 25, riusciva a seguire singolarmente tutti. Quindi io ogni fine lezione andavo là a fargli delle domande, alla fine chiacchieravamo. Mi aveva anche trovato un colloquio con un'azienda che sono andato, però era un'azienda che non mi interessava. Io gli ho detto, guarda, l'ho fatto il colloquio, però non sa da fare. Quindi no, la differenza dei professori è quasi la stessa. La prima barriera che ho avuto durante l'esperienza è stata sicuramente l'inglese, perché arrivi lì e siamo in un paese considerato sud, quindi hanno sto accento molto, molto forte, che all'inizio non ci fai neanche caso, poi quando inizi a farti l'orecchio capisci la differenza degli accenti. C'erano dei professori che io non riuscivo a capire niente. Io ho fatto 2 mesi in una classe di, non mi ricordo neanche che classe fosse, se me la ricordo te la dico, HR, risorse umane. Io non capivo niente di cosa stesse parlando, prendevo qualche appunto il computer, poi tornavo a casa e ho provato di tutto in quella classe. Prima ho detto, aspetta, mi registro le lezioni, torno a casa, me le riascolto. Sì, ma riascoltarti 3 lezioni alla settimana da 1 ora e mezza con tutte le altre che devi fare, a un certo punto ho detto, no, io non ce la faccio. Alla fine ho detto, studio dal libro e mi traduco il libro direttamente. Però verso dopo 2-3 mesi ti fai l'orecchio, inizi a capire bene cosa stanno parlando e a un certo punto diventa quasi automatico. La differenza è quando il punto in cui capisci che capisci cosa stanno dicendo è quando non stai ascoltando assolutamente niente di quello che stai dicendo, quindi non hai capito il filo del discorso dove sta andando, però quando ti risvegli perché magari sei stanco e dici sì, e capisci di cosa stanno parlando al volo. Cioè dici, ah, ok, allora sì. Perché all'inizio se non seguivo tutto e non stavo lì ad ascoltarlo con gli occhi sbarrati così, non riuscivi. Cioè a un certo punto non riuscivi, non si riesce. Quindi era molto starci dietro. Poi a un certo punto inizi a capire tutto e vai. Queste sono state, ti dirò, la maggior parte delle differenze. Poi a livello americano è molto, da una parte molto semplice, e questo sono d'accordo, sono il primo a dire che in Italia penso di aver studiato molto molto più seriamente di quando sono entrato in America, ma questo dipende anche dalla mole di studio che hai, perché dici ho 3 capitoli che devo studiarmi per questo esame perché è passato un mese, questi 3 capitoli li leggi in 2 giorni, ti fai 2 appunti, passi l'esame tranquillamente. In Italia è tutto il libro che ti devi studiare per quell'esame, quindi ovviamente è una differenza di cosa stai studiando. Poi alcuni esami ti dicono alla fine dell'esame, l'esame è su tutto quello che abbiamo passato, quindi lì ti devi rimettere lì un attimo a studiare, ma non hai le lezioni, è quasi sessione, si chiama final week, dove non ci sono lezioni, hai solo gli esami, quindi ti concentri molto bene. Altre volte hai gli ultimi 3 capitoli da studiare alla fine dell'esame, ma alla fine la cosa interessante in realtà è che sai sempre più o meno come ti sta andando il percorso, perché alla fine a metà del semestre li vedi i voti, sai come sta andando, sai cosa puoi migliorare e cosa stare attenti. Cioè, se ormai i 2 voti che hai già preso non è che vanno a cancellarsi, quindi se hai preso 80 su 100 o 70 su 100, puoi dire bene, se prendo 90 su 100 nel prossimo alzo di più la media. Quindi è molto, sai cosa fare, è molto più organizzativa la cosa. In Italia è molto a botta diretta, cioè
quello è l'esame, devi passarlo in qualche modo, devi prendere il massimo che puoi, e quello è il voto che ti arriva. In America sai bene cosa sta succedendo durante il corso dell'anno. Poi l'università, appunto, la cosa più grossa che mi è che ho detto è stato quando sono entrato in università, che è enorme, enorme, parchi enormi, gente enorme, che continua a crescere ogni anno. Assurdo. Ogni anno continua, cioè, ho lavorato in università, il secondo semestre mi hanno assunto come event manager per l'azienda dell'università che decide gli eventi, che gestisce tutti gli eventi, quindi io andavo alla sera. Il secondo semestre è stato probabilmente il più duro per me, perché gli esami erano sempre, cioè le ore di lezione erano sempre le stesse rispetto al primo, forse un pochino di meno, ma il problema è che lavoravo 20 ore alla settimana come part time a fare il manager degli eventi. Quindi dovevo andare alla location, aspettare che arrivasse il cliente, aprirgli la stanza, fargli vedere cosa funziona. Poi potevo stare in ufficio a studiare o fare quello che volevo, però molte volte dovevo stare lì poi a sistemare la stanza, mettere i tavoli nell'ordine giusto, mettere... Quello è stato il semestre più difficile. Ho lavorato per un anno così, come event manager. Poi il terzo semestre è stato forse il più... Sapevo cosa dovevo fare. Gli esami sono andati quasi tutti benissimo, quasi tutti al massimo il terzo semestre, perché sapevo gli orari, sapevo come organizzarmi, sapevo come erano le lezioni ed ero carico come una molla per chiudere il semestre al meglio che potevo, perché già sapevo che dovevo fare un'esperienza l'ultimo semestre.